massimo di Enel, sono stati utilizzati dalle precedenti amministrazioni come se fossero un'entrata fissa e ricorrente. Le risorse, oltre a essere di carattere estemporaneo e quindi a non poter essere utilizzate in quella maniera, sono anche prive di titolo giuridico. Poi la Corte dei Conti stessa, come noi vi abbiamo evidenziato, rileva che i debiti di fuori bilancio ci sono, che sono circa 5 milioni, e che questa amministrazione ha cominciato a mettere in trasparenza i conti del comune. Infine si arriva alle partecipate. Le partecipate, come sapete, sono una nota dolente, perché sono assieme al bilancio a questo punto, di conseguenza, un problema enorme, un problema su cui stiamo lavorando e su cui la Corte ci chiede la tempistica di attuazione del piano operativo di ristrutturazione che vi abbiamo presentato e che su cui non muove rilievi e che quindi ritiene perfettamente plausibile. Io voglio che da qui esca chiaramente un principio, che utilizzare i soldi del bene in quel modo è stato un atto dissennato. Cioè è come se una famiglia che guadagna 1.500 euro al mese ha lo zio ricco e si fa regalare la Ferrari dallo zio ricco, dopodiché si accorge che la Ferrari purtroppo va con la benzina. Qui qualcuno ha usato i soldi dell'Enel non facendo riferimento agli accordi che stanno dentro alla carta del 2008, ma così, perché mi servono per pagare gli stipendi, probabilmente per finanziare, per pagarsi le campagne elettorali, per adempiere le promesse, probabilmente, credo. Pensare di sostenere, o peggio, di gonfiare con un contributo straordinario una spesa sociale è un'operazione, passatemi il termine, ma probabilmente criminale, perché questo significa che se oggi io quel contributo straordinario ce l'ho ed è consistente, mi posso permettere di fare ben oltre rispetto a quello che potrei fare normalmente in 5, 10, 20 anni. Ma se io oggi quel contributo straordinario non ce l'ho più, quindi è un contributo molto consistente, io lascio in mezzo alla strada le persone. Il passo successivo è che ovviamente noi questo piano lo presentiamo, ma un piano in condizioni di difficoltà estrema. Quindi, se il piano che noi presentiamo, con tutto quello che possiamo mettere in campo, sarà considerato sufficiente a non determinare le condizioni di dissesto, si andrà avanti seguendo anche l'indicazione della Corte dei Conti. Se no, come diceva il sindaco, si inizierà la procedura di dissesto. Questo è quello che possiamo fare.